Una settimana per ricaricare le pile, per mettere in ordine tutti i pensieri, per iniziare a fare sul serio. A 7 giorni di distanza dalla prova di Rimatola, l'RKC Asi Campania ritorna subito in pista per il terzo round stagionale. L'RG Championship è questa volta ospite del Kartodromo Caudino di Montesarchio, uno dei circuiti più tecnici del campionato, in cui a fare la differenza più di ogni altra domenica è stata l'abilità e la concentrazione al volante. E il più bravo di tutti, a sorpresa, è stato Achille Melillo. Il giovane pilota campano ha sbaragliato la concorrenza, conquistando la tappa caudina con 85 punti dopo una domenica letteralmente perfetta. Al secondo posto della classifica assoluta si piazza Clemente Bifulco, che grazie ad una spettacolare gara 2 si porta a casa il primo posto nella categoria IVI, rosicchiando 2 punti in classifica generale a Michele Riccio. Il pilota Soul Car Racing, dal canto suo, non può che essere soddisfatto. Anche questa domenica, infatti, è risultato il migliore tra i piloti della categoria Light, ripetendo la superlativa prestazione di Rimatola. Unico neo, gli 80 punti di giornata, non abbastanza per confermare il primo posto assoluto, occupato quindi nuovamente da Bifulco. Nelle prove di qualifica, alle quali non ha potuto partecipare per infortunio nelle libere il giovane Lima, ci sono tante conferme e qualche sorpresa. Riccio e Picardi più veloci nel RG1, Germinio si piazza davanti a Melillo e Viglione nel RG2, Zullo si prende di forza la pole position su Bifulco in RG3. La prima gara della domenica vede impegnati gli 8 piloti della categoria Light. Allo start Riccio mantiene con determinazione la prima posizione, inseguito da Matarazzo e Cocca. Picardi è vittima di un gran sorpasso da parte di Musone, mentre Ignazzo è il primo pilota ad andare in testa a coda, rallentando la propria corsa. Riccio allunga sugli avversari, riducendo al lumicino gli errori. Alle sue spalle, Matarazzo e Cocca ingaggiano un duello all'ultimo cordolo, un duello al quale si aggrega anche Musone, autore di una seconda parte di gara davvero notevole. Al traguardo festeggia una super vittoria Michele Riccio, il podio è poi completato da Matarazzo e Cocca. Musone chiude quarto davanti a Picardi, Giannattasio, Ignazzo e Chiara Esposito completano la classifica. La gara 1 della categoria Medium probabilmente si decide proprio alla partenza. Achille Melillo parte con la fionda, bruciando i suoi avversari e lanciandosi in solitaria. Alle sue spalle molto bene Marco Raia e Viglione, che giro dopo giro consolidano le proprie posizioni. A dare spettacolo è la battaglia invece per il quarto posto, che vede protagonisti Germino, San Germano e Soriano. Negli ultimi giri Soriano piazza il sorpasso decisivo su San Germano in curva 1 e nonostante ripetuti attacchi degli avversari mantiene saldo il quinto posto. Melillo quindi festeggia la prima vittoria in stagione con Raia e Viglione a seguire. Germino e Soriano finiscono fuori dal podio, mentre è un po' in ombra la prima gara per Giaquinto e Nicolò. Nella categoria IVI è decisiva l'ottima partenza di Manne e Bifulco, che in pochi tornanti monopolizzano la gara. Zullo, partito dalla prima posizione, si ritrova invece imbrigliato nelle retrovie, mentre in pochi giri è da segnalare la risalita di Angelo Liccardo. Il pilota Regal Sport dall'ultima piazza infatti si ritrova in lotta per il terzo posto. A metà gara Manne e Bifulco accumulano un largo vantaggio sugli avversari, con Ambrosio bravo a difendere la terza posizione. Manna festeggia il primo round di categoria, ripetendo la sorprendente prestazione messa in scena sul circuito del Volturno. Bifulco e Ambrosio completano il podio. Seguono Ferocino, costantemente all'attacco di Ambrosio, Liccardo ed Esposito. La partenza lanciata di gara 2 della categoria Light vede Riccio partire a razzo, seguito da Cocca, autore di un gran sorpasso in curva 1. Intanto, i primi a soffrire della pista stretta e molto tecnica sono Musone, giratosi dopo poche curve, e Matarazzo, che finisce lungo sul rettilineo principale. A metà gara, però, inizia il rimontone di Picardi. Il giovane pilota si porta a ridosso degli scarichi di Riccio, che nulla può dinanzi alla sua velocità. A bordo del suo kart numero 4, Picardi macina giri veloci e giri record, abbattendo il muro dei 50 secondi. Alle spalle di Riccio si danno battaglia Giannattasio e Ignazzo. Al traguardo festeggia quindi una gran vittoria Edoardo Picardi davanti al solito Riccio. Giannattasio vince invece il duello per il terzo posto, Cognazzo e Cocca fuori dal podio. In RG2, come nella prima manche, anche in gara 2 Melillo è protagonista di una partenza da sogno. In pochi minuti il vantaggio sui diretti avversari diventa irrecuperabile e allora ad incendiare i tifosi è la battaglia per la seconda posizione.
Raya perde grip in pista e ad approfittarne Germino, che nonostante non riesca mai ad allungare, mantiene con decisione e determinazione il secondo posto. Il sorpasso più bello della giornata è però di Vincenzo Soriano. Partito un po' in sordina, il campione regionale in carica a pochi giri dalla fine piazza un doppio sorpasso da urlo su Raya e Nicolò. Melillo vince anche gara 2, completando una domenica senza sbavature. Germino e Soriano invece chiudono il podio davanti a Nicolò, Raya e Viglione, giratosi nei primi giri e costretto ad un lungo recupero. La giornata di motorsport volge al termine con la finale della categoria EV. Allo start il più lesto è Clemente Bifulco, che si prende la prima posizione su Manna senza lasciarla più, amministrando una gara che sicuramente nascondeva delle insidie. Il più deciso in pista è senza dubbio Liccardo, che recupera terreno su Manna, con il quale ingaggia un duello fatto di giochi di traiettoria e di incroci in curva. Manna però finisce con il perdere velocemente posizioni, con Liccardo e Ferrucino pronti a cacciare gli artigli. C'è bagarre anche dietro tra Esposito, Ignazio, Dello Russo e Coppola. Con un colpo nel finale, Dello Russo si prende la settima posizione, lasciandosi alle spalle i suoi avversari. Una vittoria, quella di Clemente Bifulco, che ha sicuramente un sapore speciale considerando il ritorno in testa alla classifica generale. In RG3 completano il podio l'ottimo Manna e Angelo Riccardo. Abbiamo vinto la categoria, secondo assoluto, quindi abbiamo recuperato il punto che ci mancava da Riccio e quindi un altro punto abbiamo allungato. Quindi sicuramente sarà una lotta fino all'ultimo punto, fino all'ultima gara con Riccio e con gli altri. Per quanto riguarda Angelo, sicuramente sono anche tanti punti per il campionato team, dove ci manca da qualche anno, e siamo in lotta anche per quello e faremo il possibile per vincere anche questo campionato. In RG2 c'è gloria per il primo trionfo di Achille Melillo, che con 85 punti si piazza davanti a Germino e Raya. Beh, che dire, sicuramente sono molto emozionato e non mi aspettavo di arrivare fin qui, di fare punteggio pieno soprattutto, più che altro perché all'inizio non mi sentivo molto, come dire, in confidenza con la pista, con i kart, e poi inaspettatamente sono partito secondo in gara 1 e sono riuscito a spuntarla sul primo e mantenere la leadership per tutta la gara. Spero in futuro, come dire, di battagliare ancora di più con gli altri, però sicuramente nulla toglie, come dire, che sono fin troppo soddisfatto per oggi. In RG1 back to back per Michele Riccio, ancora una volta in testa alla classifica di categoria con Picardi e Matarazzo rispettivamente al secondo e terzo posto. Ci siamo dovuti difendere abbastanza, però faccio i complimenti ai miei avversari. È stato molto dura, ma anche questo è il bello del rental car. Soddisfatti e ci vediamo alla prossima ancora più carichi. Il prossimo appuntamento targato RG Championship è fissato per il 16 maggio a Iscoro, pista storica sulla quale non sono mai mancate emozioni e sorprese. Sarà l'occasione giusta per iniziare a capire verso che direzione sta andando il campionato, giunto ormai al giro di boa. Un'opportunità per tanti piloti in cerca di riscatto e per chi invece sta già lottando per la vittoria finale.